Ugo Segnana, 4 giorni alla Coppetta d'Oro, 16esima edizione, quest'anno i numeri sono da record. Sì, è un'edizione record perché le società hanno esposto in modo massiccio, evidentemente si trovano bene e ritornano noi volentieri. Ho visto che sulle liste degli iscritti negli ultimi anni sono veramente moltiplicate società lombarde, per esempio, che anni fa magari venivano con poche società, adesso sono numeri veramente interessanti. Tra l'altro quasi tutte le società che sono classificate ai primi posti del meeting nazionale, dei giovanissimi, saranno presenti al via della nostra corsa e per noi è un motivo di grande orgoglio. 86 squadre, 1022 partenti, l'anno scorso erano 820 per la Coppetta d'Oro. Poi sabato ci sarà anche la presentazione della Coppa d'Oro di domenica 9 di settembre. Per le altre tre gare, che novità, cosa ci può interessare? Cosa vedremo da vicino? Allora, penso che anche per le altre tre gare sia ormai diventato un appuntamento clou del ciclismo nazionale, perché in poco tempo, veramente pochissimo tempo, abbiamo esaurito i posti a disposizione per gli iscritti. Per esempio la Coppa di Sera per esordienti avremo due gare da quasi 200 corridori a gara, che è il numero massimo, 200 della federazione, non possono partirne di più. Solo la Coppa d'Oro è una delle poche gare in Italia che ha una deroga per far partire oltre i 200 corridori, quindi è un evento veramente particolare. E ripeto, per gli esordienti è un successo veramente incredibile, pensando che siamo partiti un paio d'anni fa quasi per scommessa nel mettere insieme una gara anche per i ragazzi più giovani rispetto agli allievi, quelli che poi l'anno dopo faranno comunque la Coppa d'Oro. I campioni in carica della Coppa Rosa e della Coppa d'Oro dell'anno scorso parteciperanno, e un po' un excursus su quella che sarà la partecipazione straniera quest'anno. Allora, i campioni in carica dello scorso anno sono entrambi stranieri, però non possono difendere il titolo perché sono passati di categoria, adesso sono juniores. La vincitrice dello scorso anno, Anna Knauer, è tra l'altro una delle punte di diamante della nazionale tedesca anche quest'anno, che corre però juniores, e so che ha fatto anche dei piazzamenti ai campionati europei in pista, per dire, quindi sono corridori che hanno del sicuro talento. Il vincitore invece dell'edizione dello scorso anno maschile, sloveno, anche quello è passato di categoria e quindi corre con gli juniors quest'anno, quindi non saranno via. Per la Coppa Rosa abbiamo già la conferma della partecipazione della nazionale tedesca, che è il secondo anno che viene a correre la nostra corsa e ha portato sicuramente un tasso tecnico importante e molto elevato. Per i maschi invece siamo in attesa di un'autorizzazione da parte della federazione, che al momento ci ha vietato invece la partecipazione degli atleti stranieri.